Bentrovati dentro il Consiglio, il nostro settimanale di informazione politica che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Come al nostro solito abbiamo tre argomenti da affrontare. Il primo riguarda l'edilizia residenziale pubblica, il rifinanziamento del sostegno economico all'affitto, il sì unanime alla mozione di Ceccarelli del PD, anche accolto un emendamento di Fratelli d'Italia. Poi si parla di come cambia la legge regionale per quanto riguarda il diritto pubblico e la promozione della partecipazione alle politiche regionali. E poi l'arte di Mauro Ghinassi al Palazzo del Pegaso, una mostra molto interessante tra esoterismo e finanza. Il primo tema che affrontiamo è quello di garantire il rifinanziamento anche per il 2023 delle principali misure di sostegno all'affitto per i nuclei familiari indigenti, a partire dal Fondo Sociale per l'Affitto e dal Fondo Morosità Incolpevole, essendosi dimostrati nel corso degli anni degli strumenti efficaci per rispondere al disagio abitativo di una fetta rilevante di popolazione. Questo è uno degli impegni chiesti dalla Giunta regionale presso il Governo nazionale nella mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico. Il primo firmatario è stato il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, sulla necessità proprio di prevedere adeguate risorse nazionali per il sostegno dell'affitto. Un atto che l'Aula ha votato all'unanimità, accolto anche un emendamento di Fratelli d'Italia sull'impegno della Regione per ricavare risorse da destinare proprio alla ristrutturazione di questi alloggi. Una mozione che abbiamo ritenuto doverosa perché in un momento di particolare difficoltà, dopo la pandemia, con l'inflazione a due cifre, con il caro energia che sta minando il bilancio delle famiglie, il governo nazionale non ha messo nessuna risorsa per quanto riguarda uno strumento fondamentale per intervenire e attenuare il disagio delle famiglie in difficoltà, vale a dire il fondo per il contributo affitti, che riguarda circa il 20% delle famiglie toscane, il fondo per quanto riguarda la morosità incolpevole, risorse per intervenire nella ristrutturazione degli edifici ERP che si liberano e vanno risistemati prima di essere riattribuiti. E sinceramente non è stato sufficiente il correre ai ripari da parte del governo con il reddito alimentare, con il bonus bollette, che per carità vanno bene, ma le misure che noi rivendichiamo sono misure essenziali. Tant'è vero che anche le opposizioni poi hanno approvato questa nostra mozione, che contiene una richiesta forte nei confronti del governo di ripristinare risorse ai fini che ho appena enunciato. Abbiamo presentato degli emendamenti, in sostanza abbiamo chiesto, uno, di riconoscere quello che il governo ha fatto, perché è vero che il tema del contributo affitto è importante, va rifinanziato e Fratelli d'Italia lo sta chiedendo attraverso i propri sindaci, uno su tutti Alessandro Tomasi a Pistoia, di rifinanziare il contributo affitti, ma va riconosciuto, se non si vuol fare campagna elettorale, che il governo ha fatto comunque dei provvedimenti per la lotta alla povertà, la spesa alimentare, il bonus bollette, quindi di riconoscere quello da una parte, e dall'altra, siccome poi Partito Democratico ormai li conosciamo, no? Quando, come si dice, quando gli dai un dito prendono il braccio, e ovviamente nella richiesta di rifinanziare il contributo affitto hanno pensato bene di chiedere al governo nazionale anche che si accollasse la ristrutturazione di tutto il patrimonio edilizia residenziale pubblico toscano, che in 30 anni di incurie e di cattive manutenzioni da parte dei loro sindaci oggi va recuperato, perché molte di quelle case sono sfitte. Noi abbiamo chiesto giustamente che il governo finanziasse anche questo tipo di intervento, ma che su questo tipo di intervento compartecipasse anche la Regione Toscana. Intanto dobbiamo partire dal concetto che attraverso il PNRR sono arrivati 93 milioni soltanto per la Toscana, dei quali 14 sono stati addirittura spesi per un solo nucleo, che riguarda quello a Firenze in via dell'Accademia del Cimento, con una spesa per ogni singolo appartamento di 110.000 euro. Ci sembra che sia una spesa decisamente molto elevata, anche se si tratta di una ristrutturazione anche antisismica, però con 110.000 euro sicuramente si potevano fare anche appartamenti nuovi. Ma al di là di questo, abbiamo letto con piacere
la notizia che il sindaco Nardella a Firenze ha investito 8 milioni per ristrutturare 500 appartamenti. Beh, dividendo 8 milioni per 500 appartamenti sono 16.000 euro, non credo e non so quale tipo di intervento si possa fare con 16.000 euro in un appartamento se vanno ristrutturati. Per cui, ecco, mi sembra che sia anche questa una notizia piuttosto più propagandistica che concreta. E niente, non ultimo, mi sono permesso tempo addietro, proprio in virtù delle difficoltà del dopo Covid e di tutto quello che si sta passando adesso, personalmente di aver fatto una richiesta ai nostri parlamentari da portare ai ministri di competenza l'istituzione di 1 miliardo da destinare alla, non alla ristrutturazione, ma alla realizzazione di nuove case popolari. Credo che potrebbe essere decisamente una risposta importante, perché in questo momento le difficoltà ci sono, tante famiglie stanno facendo la richiesta e soltanto annualmente il 3-4% di queste richieste vengono esaudite. Diritto di partecipazione, organizzazione e compiti dell'autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, funzioni del dibattito pubblico e modalità di sostegno della regione ai processi partecipativi locali. L'assessore regionale Stefano Cioffo ha tenuto un'informativa all'Aula sulla proposta di modifica di questa legge che vi ho appena letto, la legge regionale 46 del 2 agosto 2013 sul dibattito pubblico e la promozione della partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali. Il Consiglio regionale ha approvato 3 proposte di risoluzione, la prima a firma dei consiglieri PD impegna la Giunta a riferire periodicamente il Consiglio regionale sui successivi passaggi che caratterizzeranno la predisposizione su questa proposta di legge di modifica. E poi le successive proposte di risoluzione, entrambe presentate da Elena Meini della Lega, ha illustrato al Consiglio e sono state approvate con voto favorevole all'unanimità, un impegno di Presidente e la Giunta regionale a trovare una definizione più puntuale anche rispetto alle risorse finanziarie con le quali supportare gli enti locali, e l'altra impegna il Presidente della Giunta a istituire la figura del Presidente dell'autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, specificandone anche le funzioni. Nel corso del 2022 sono state 34 le richieste di sostegno presentate all'autorità per la partecipazione, di cui 20 sono state finanziate per un totale erogato di oltre 320.000 euro, una cifra di poco inferiore a quella dell'anno precedente. Si tratta soprattutto di progetti collegati alla rigenerazione urbana che per la gran parte, oltre il 76%, sono state presentate da parte degli enti locali. L'occasione dell'illustrazione dell'attività dell'autorità per la partecipazione è stata opportuna anche per porre l'accento su alcuni aspetti. Da una parte l'adeguamento della legge regionale 46 del 2013 sulla partecipazione, rispetto alla quale è in discussione una comunicazione da parte della Giunta regionale e che anticipa una riforma normativa che presto approderà nell'aula del Consiglio regionale. Dall'altra parte una riflessione sull'istituto del dibattito pubblico regionale e la necessità di garantire coerenza di questo istituto con l'omologo previsto a livello statale. Si è posto poi l'accento sulla necessità di garantire un'adeguata formazione del personale dei comuni rispetto ai percorsi partecipativi, soprattutto dei comuni più piccoli della nostra regione, che non potendo vantare grandi risorse umane hanno necessità di una maggior specializzazione del personale presente, e per questo il Consiglio regionale ha votato una proposta di risoluzione a maggioranza nella quale, oltre ad auspicare una revisione della legge sulla partecipazione dell'istituto del dibattito pubblico regionale, si è posto l'accento sulla necessità di incentivare le forme di monitoraggio degli esiti dei percorsi partecipativi sviluppati a livello regionale e dall'altra parte di garantire un maggior coinvolgimento dei piccoli comuni nei percorsi di partecipazione attraverso la formazione del loro personale.
Una legge importante, inizia il proprio percorso legislativo quando io ero presidente della Commissione Sanità, quindi un testo al quale sono particolarmente affezionato, ha fatto un percorso, si è strutturata, periodicamente viene aggiornata, vengono reinseriti altri elementi di massima attenzione soprattutto rispetto ai minori, e credo che queste siano delle attenzioni doverose che il Consiglio regionale fa in una logica di prevenzione. Questo è lo spirito della legge, una legge che è datata della scorsa legislatura ma che ha dimostrato di produrre degli effetti importanti rispetto alla logica della prevenzione. Serve molta informazione, comunicazione, ovviamente servono delle sanzioni, quindi una legge che si struttura con il passare del tempo, alla quale sono e rimango particolarmente legato. Se noi pensiamo alle tante sfide, penso alle infrastrutture, mi viene in mente l'aeroporto, mi viene in mente la partita sui rifiuti, in realtà sulle sfide cruciali che riguardano la regione di partecipazione ne abbiamo vista molto poca, tra l'altro non attivata neppure a livello regionale, anche laddove penso alla questione aeroportuale si sarebbe potuta attivare. Quindi la sfida è: si crede davvero nella partecipazione? Allora dobbiamo iniziare a calibrare e a basare le politiche pubbliche su un confronto, su quelli che sono dei temi cruciali che riguardano, diciamo, il futuro della Toscana, e quindi a un reale coinvolgimento dei territori. Questo perché non significa strizzare l'occhio a comitati oppure fare la solita politica del tipo allora sì, lo volete far qui, noi vi diciamo no e mettiamo 5.000 comitati a impedire di realizzare un'opera pubblica. Questo non è lo spirito, anzi, se la partecipazione fosse stata in qualche modo anche accompagnata ad una consapevolezza, ad una spiegazione molto spesso sui territori, forse avremmo anche evitato dei contenziosi, anche perché molto spesso appunto si generano dal mancato confronto. Quindi o ci si investe sul serio oppure siamo di fronte all'ennesima dichiarazione di intenti. Siamo piuttosto scettici sul fatto che gli strumenti di partecipazione non siano ancora debitamente conosciuti e utilizzati, specialmente da parte dei privati. Consideriamo i dati. Sono state accolte di 34 richieste di progetti partecipativi 20, di cui uno solo di soggetti privati. Non abbiamo neanche una richiesta di dibattito pubblico, perché esiste naturalmente il progetto partecipativo locale ed esiste il dibattito pubblico che purtroppo non trova attuazione in Toscana. Abbiamo necessità di una riforma in questo senso. Non solo. Purtroppo nel 2022 ci sono state province che non hanno proprio visto l'utilizzazione di strumenti partecipativi, territori provinciali intendo, Prato e Massa Carrara. Quindi al di là delle buone intenzioni, di tutte le dichiarazioni di intenti, che le cose vadano bene, cerchiamo di dotarle di risorse, di personale, cerchiamo di farli utilizzare, di farli conoscere questi strumenti della partecipazione, perché vedete, noi li abbiamo mutuati da altri ordinamenti, l'abbiamo presi da altri ordinamenti giuridici come quello francese, perché avevano un scopo nella ragione di evitare il contenzioso amministrativo. Prima di far partire un'opera pubblica, ad esempio, sarebbe necessario che si conoscessero i pro e i contro. Io nell'arco della mia attività consigliare sono sempre più convinto che la partecipazione possa essere importante, naturalmente bene regolamentata, ma che vada assolutamente nel senso di una partecipazione reale. E anche qui devo dire che l'autorità per la partecipazione non ci dice quanti cittadini, quante associazioni partecipano a questi processi partecipativi. Cerchiamo di non avere un approccio meramente formale, ma un approccio sostanziale. La partecipazione può essere importante, quella politica dal basso deve tornare e i cittadini devono essere coinvolti. Due delle questioni che hanno riguardato la partecipazione sono state ad Arsena Europa e la questione dei gessi rossi di Scarlino. Sappiamo tutti quali sono gli esiti di queste due situazioni. Quello che viene da domandarsi, guardando il dietro nel tempo e negli anni a quando le partecipazioni sono avvenute, è se sono state ascoltate le criticità che all'epoca la popolazione, associazioni ambientaliste e altri sollevarono. Perché se tutto si deve ridurre semplicemente a un ascolto che non dà luogo poi a nessun'altra forma di proattività, allora della partecipazione per certi versi se ne può fare a meno, perché non è questa la partecipazione che cerchiamo. E invece serve che venga ben rifinanziata e che venga portata avanti, soprattutto dagli enti locali. L'ultimo esempio positivo è stato quello del referendum di Empoli, che appunto sul filo del rasoio sta riuscendo a essere portato avanti.
Inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi, via De Pucci a Firenze, la mostra Bear and Bull, esposizione tra pittura e scultura dell'artista aretino Mauro Ghinassi. È un poliedrico artista che vanta numerose collaborazioni. Il tema della mostra è la relazione dell'uomo comune di fronte alla macrofinanza e viene affrontato anche attraverso simboli esoterici usati per capire dove andrà il mercato finanziario. Questa mostra è aperta fino al 22 luglio a ingresso gratuito. Il tema è affrontato nell'accezione dell'uomo comune rispetto a questo gigante che è la macrofinanza, una deità moderna, una sorta di golem della nostra società. L'uomo comune si approccia con superstizione, timore e pregiudizio all'idea di un qualcosa che nell'accezione degli iniziati a questa grande cultura della finanza è una prevedibile formula matematica. E qui l'approccio è appunto la visione dell'uomo comune versus la visione del conoscitore del settore. E quindi si approccia dalla visione di simboli esoterici che sono propiziatori di prosperità alla visione di tutte le conoscenze acquisite negli ultimi anni nella capacità provvisionale della macrofinanza, quindi dalle candele giapponesi ai cicli di gamma, a tutte quelle cose che si usano comunemente per cercare di capire dove andrà questo grande mostro, cioè il mercato. Da Arezzo viene l'artista Mauro Ghinassi, che ci ha abituato a riflettere vedendo le sue opere. Non sono di linguaggio immediatamente comprensibile, richiedono un approfondimento e richiedono soprattutto la considerazione di qual è il pensiero finale cui vorrebbe muovere Mauro. È il potere, lo strapotere del mercato finanziario internazionale rispetto ai cittadini e, lasciatemi dire, purtroppo spesso anche rispetto alle istituzioni. E credo che sia una mostra che farà sicuramente parlare, perché ci pone di fronte a un tema che è quello del rapporto con la borsa, con il mercato internazionale, che è sempre più imponente e impattante sulla vita dei cittadini. La mostra è la proposta di un'indagine, diciamo così, assolutamente filosofica, cioè che si propone rigorosa in uno studio di quello che può succedere all'uomo quando si trova a contatto con l'economia. E con questa mostra si conclude con l'appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo, per tutte le informazioni e le delucidazioni, il sito internet è www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni, Dentro il Consiglio.